Buongiorno, allora adesso noi andiamo a ripassare una cosa che è molto importante per alcuni allievi con i quali abbiamo già affrontato un discorso riguardante gli accordi di settima. Ovviamente per quanto riguarda queste quattro corde centrali, nel senso noi ci rifacciamo l'accordo, in questo caso partiamo da questo esempio dell'accordo di Do maggiore. Ovviamente le diteggiature le vedi postate sul blog, in ogni caso ovviamente le persone con le quali abbiamo a che fare hanno già il materiale in mano, e ovviamente sul blog credo che nei mesi o addirittura forse uno o due anni fa le trovi già. E da qui, per una questione polifonica o di posizionamento dei canti e lo spostamento dei bassi, si è sviluppata la necessità delle inversioni, non solamente delle inversioni, ma la conoscenza anche delle addizioni, nel senso che delle none, delle undicesime, eccetera eccetera eccetera, in base alla natura degli accordi, che sia di dominante, che sia minore 7, che sia minore 7 quinta bemolle, quindi semidiminuito, o facente parte magari anche di scale minore melodico, minore armoniche. Però questo è un capitolo che non affronteremo oggi. In questo caso parleremo, soprattutto per alcune persone che ho visto in questi giorni, come Massimo D'Ancona, il mio stupendo Daniel, eccetera. Adesso non mi vengono in mente altri, ma ci sono. Sulle forme dominanti, che otteniamo ovviamente abbassando dai delta in 7 minor, la settima bemolle, pardon. Ovviamente, per cui, stato fondamentale delle forme delta, dove ovviamente abbiamo tonica, quinta, settima major, terza al canto, che abbiamo portato, e otteniamo la prima inversione, il secondo rivolto, ovviamente stato fondamentale, secondo rivolto, pardon, della triade con la settima al canto, e la terza inversione, che tu possa vedere o bene o male dalle mie mani in questo momento, devi avere materiale a disposizione o comunque percepire la locazione geometrica dei rivolti degli intervalli, ok? Per cui ho fatto in modo che al canto, si distribuissero la terza, la quinta, la settima, la tonica. In questo caso al basso la tonica, in questo caso al basso la terza, la quinta e la settima. Questo perché chiaramente anche a livello di arrangiamento, come abbiamo visto su tanto materiale che abbiamo sul blog, nel momento in cui devo arrangiare dei brani, l'abbiamo visto in passato, credo su brani come Lady Bird o altre cose, mi è stato utile la conoscenza dei rivolti. È chiaro che non posso utilizzare solamente rivolti su queste quattro corde, ma ad esempio sul discorso di un delta chords di Do abbiamo avuto la necessità di utilizzarli tutti, per cui abbiamo dovuto utilizzare magari 15 e passa forme di accordi di Do per spostare tutti i voicing, ma non solo, abbiamo dovuto come prima spostare le none, le undicesime se sono di major, ma come ho detto prima magari anche più forme. In questo caso invece ci fermiamo ai dominanti perché vogliamo rimanere fermi su un discorso di un blues, un 1 e 4 5. Perché? Perché partiamo da questi settori centrali che molto spesso è più, un po' più difficile vedere utilizzati, uno perché magari già la forma della prima inversione, ok, è un po' più tecnicamente più difficile da andare a traslare.
non tanto per la difficoltà, ma proprio non tanto per la sonorità, ma proprio per una questione proprio meccanica. In questo caso, sul dominante assume un po' più di senso melodico, perché se io voglio alternare primo, quattro, ha un po' più di senso, è un po' più gradevole a livello di intervallo. La prima cosa da fare è dire, ok, devo assolutamente sapere dove sono tutte le toniche, perché la tonica mi aiuta molto nella visualizzazione dello spostamento dei gradi. Allora la prima cosa da fare, se questi erano ovviamente i delta, abbasserò la 7, per cui che ti piaccia o meno, che sia la Celentano, come diceva il mio master Cifarelli, che ha ragione, nel senso che suona molto meglio, o suona molto meglio, però questo in musica leggera o pop music ha un senso. Dominant chords, ho abbassato la 7 minor, per cui la vedi? Ovviamente ho abbassato al canto la 7 minor, ho abbassato al basso la 7 minor. Per cui ottengo, ok, 7 minor. A questo punto cosa dico? Se devo suonare un blues 1, 4, 5, dirò 1, 4. Perché se siamo in Do 1, 4, il 4, la tonica di F ce l'ho qui. È la locazione di quarto grado più vicina possibile, per cui ce l'ho in questo settore. Non sto a giocarmi questa opportunità. Il più note in comune io ho, meglio è come il discorso dell'1-6-2-5, no? 1-6-2-5. 5, traslando e avendo più note adiacenti possibili nei turnaround, soprattutto con le inversion, noi siamo il più melodici, il più uniformi possibili nei turnaround, per cui anche nelle composizioni, negli arrangiamenti, questa cosa, che sia blues, che sia jazzy, che sia, è una cosa più elegante possibile. È chiaro che se suoniamo una cosa alla Robert Johnson o alla John Luker, non è che, voglio dire, la cosa deve avere un groove, deve avere un suono, un impatto, un feel, e diventa sempre più naturale. Ma in questo caso stiamo suonando. Cioè, qui stiamo suonando già dei chords, per cui tengo una quarta sopra, una quinta sotto, una quinta in adiacenza, abbiamo un'inversione di intervallo, per cui vedi che ci sono delle note in comune. Ovviamente le tengo il più possibile, non mi sto a spostare. Ok? Quindi dico 1, 2, 3, la faccio molto semplice. E ovviamente chiaramente il prossimo do, per ottenere in questo caso l'F, per cui terza inversione, e ovviamente G, second inversion, perché la tonica è qui. Terzo settore, ovviamente il Do, stato fondamentale di F. Inversione semplicissimo, mi rimane ovviamente F, stato fondamentale, per cui io inizio ad avere chiaro in testa che cosa, che è indispensabile sapere dove sono sempre le toniche, per cui sembra assurdo, ma dove sono le note? Lo so che uno dice, ma no, è forte perché ci sono persone che fanno delle scuole, spendono una barca di soldi, arrivano e dicono dopo un anno, ma gli dici, ma ascolta, dov'è un re bemolle ovunque sulla tastiera? Re bemolle, cazzo,
cioè la prima cosa da fare è identificare ovunque, grazie a delle locazioni geometriche, dove sono tutti i re bemolle. Le toniche mi servono per capire tutte le inversioni. Ovviamente, traslo, stato fondamentale, prima inversione, NG, prima inversione. Seconda inversione, terza inversione, stato fondamentale. E questo è importante. Esercizio da proporre. Mettiamo un attimo un pausa. Mettiamo una backing track semplicissima, very easy, eh? Penso che sia Blues in Do, Brown Shoes. Tra l'altro penso di avervi dato mezzo gigabyte di backing track su questa cosa, per cui il titolo ce l'avete. Per cui magari zoomato così lo vedi, lo capisci un po' meglio, cercherò di stare fermo. L'esercizio lo fai in questo modo, per settori, per quattro, e lo facciamo così. Molto semplice, eh? 1, 4, 1, giusto Massi, Daniel. Ovviamente adesso diventa un po' chiaro che non faccio nient'altro che spostare quello che abbiamo visto prima. Variazione sarà. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto ovviamente all'interno di un bar più shorts e ovviamente questo potrà divenire sempre di più. Ovviamente non deve diventare una gara all'impossibilità di riempimento, no? Deve essere una cosa che ha un senso.